Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net. Siamo tornati. Prima il Nord. Oggi, gioco d'azzardo. Lo Stato si finanzia a danno delle famiglie. Il fatto che ci sia attenzione su questo tema significa avere attenzione rispetto alle famiglie più deboli e a coloro che stanno tenendo il peggior danno da questa situazione. Noi lo denunciamo da tempo, lo denunciamo a partire dai nostri sindaci che vivono poi tutti i giorni, quotidianamente, le difficoltà tramite i servizi sociali di far fronte ai danni economici che crea la ludopatia, o come sarebbe più giusto chiamarlo, l'azzardopatia, che si sta parlando di gioco d'azzardo patologico sulle famiglie. Occorreva questo intervento, l'abbiamo ottenuto. Adesso vigileremo finché il governo lo attui fino in fondo. Poi chiediamo che sia posto un termine drastico a questa proliferazione selvaggia del gioco d'azzardo, che crea grossi introiti per lo Stato, ma grossi problemi anche di sicurezza e di salute pubblica a carico soprattutto dei sindaci, delle comunità locali che devono farsi carico appunto di questi veri e propri drammi sociali legati alla ludopatia. Allora, se da una parte la legalizzazione del gioco d'azzardo aveva come finalità quello di eliminare dal gioco la malavita, dall'altra c'era quello di incassare. Allora lo Stato sta incassando, la malavita comunque esiste lo stesso. Secondo me questo gioco alla fine fa comodo a tutti e chi ci rimette è sempre il povero cittadino, in questo caso anche un po' stolto. Abbiamo verificato come nel corso degli anni ha preso sempre più parte all'interno della finanza pubblica i proventi derivanti dal gioco d'azzardo, e in questo senso con un crescente che addirittura è arrivato al 450% nel corso degli ultimi 8 anni. Ci poniamo una domanda: fino a che punto può essere accettato, anche dal punto di vista proprio morale, che parte dei soldi che servono per dare alla finanza pubblica stabilità derivino poi da un provento così difficile da giustificare dal punto di vista morale e anche dal punto di vista economico come il gioco d'azzardo? Questo provvedimento per il governo è necessario. Mantenere i proventi del gioco d'azzardo è necessario per garantire la tenuta dei conti dello Stato. Questa è una gravissima ipocrisia. 15 milioni di giocatori abituali, 3 milioni a rischio patologico, 800.000 giocatori già patologici. Chiediamo al Senato di far vedere che la politica può ancora avere un significato nel Paese e che non soggiace agli interessi economici. Su questo si vedrà la vera coerenza di questo Senato e dei senatori che qui siedono con il mandato popolare ricevuto. Qui si vedrà l'ipocrisia e noi saremo coerenti col mandato che abbiamo avuto la nostra gente, perché difendiamo gli interessi a partire dalle famiglie più deboli. Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net.